avevamo valutato, insieme anche allo sceneggiatore, un sentimento come di frustrazione da parte degli eventi migliori che ci circondavano, che hanno dato tanto alla società senza ottenere poi il cambio giusto. Questo sentimento si è appreso forma umana nelle persone di Pezzi, che è non è solo un avvocato, non è un avvocato di ufficio. Sono avvocati che ho visto operare nel coordinato, li ho intervistati tutti, sono circa 30, praticamente tutti. Sono avvocati che cercano di grattare la causa verdientissima, tutto quello che capita, con delle parcelle molto piccole che poi vengono effettivamente liquidate su 82 anni di distanza. E volevo raccontare un uomo che ha deciso di mettersi al riparo dall'infelicità, abbracciando un'esistenza che potremmo definire senza gioie fulminanti, senza pericoli anche fulminanti, ma scopre molto presto che questo riparo in realtà non esiste. E quando lo scopre, il suo castello di carta, ed è lì che comincia la storia. E devo dire un'altra cosa che dicevo prima, siccome mi è messo in mezzo all'argomento, mi appassiona. Dai, anche per parlare di cinema, oltre alle progressive, giustamente di quello che è il percorso dei che voi registi, attori avete, perciò sono incontri con questa, prego. Sì, no, anche perché c'è Marco qui, ma è importante per noi anche costruire una rete di rispetto reciproco con tutti gli attori e le persone della cultura, chi compone, diciamo, la compagine cinematografica. Quindi questo film si è potuto fare anche grazie al fatto che quando l'ho proposto a Luca Zingaretti, lui mi disse: guarda, mi piace molto questo progetto, decidi quale deve essere il mio compenso, prenderò e metterò in film. E effettivamente così ha fatto, quindi anche lui una parte di questo film. Così come quando ho rincontrato Marco dopo tanti anni che ci conosciamo, ci siamo sempre seguiti a vicenda, avevamo penso, io sicuramente avevo un desiderio prima di lavorare con lui prima o poi. Anche la sua decisione, quando la domanda non era ancora scoppiato, diciamo, della serie di insieme, però era una cosa che si sentiva, cioè sentivo che Marco potrebbe avrebbe potuto aiutare, oltre che dal punto di vista della sua performance, anche creare un progetto che avesse un suo prestigio, un suo interesse soltanto dal punto di vista progettuale. Sto parlando un po' più da produttore perché c'è una regia anche della produzione. Poter decidere